Bisognava avere un pallottoliere oggi al comunale di Bergamo per seguire gli 8 gol che hanno caratterizzato Atalanta-Foggia. Un pareggio spettacolare per una partita che si ricorderà per molto tempo, ma che però non accontenta nessuno. L'Atalanta, con la salvezza ormai in tasca, ha la necessità di accontentare i tifosi ancora legati ad un sogno UEFA e protagonisti di una piccola contestazione che nemmeno l'annuncio del nuovo straniero Montero riesce a placare. La parola d'ordine è ritrovare la determinazione dei giorni migliori dopo un campionato disputato a corrente alternata. Ma il comunale di Bergamo ospita oggi un avversario scomodo. Zeman ha finalmente a disposizione l'intera rosa e può contare sul rientro in squadra dopo 4 mesi di Mauro Picasso. Nelle file rossonere ritorna anche sulla fascia destra Rambaudi, mentre Kolivanov è ancora relegato in panchina. Il Foggia, recentemente di nuovo in forma dopo una lunga crisi, non sembra un malato convalescente e propone subito 2 acuti del suo repertorio, schemi e velocità. L'Atalanta prova a darsi da fare con Caniggia e procura la prima grana in Serie A al debuttante arbitro Brignoccoli. I giocatori rossoneri si confermano abili nelle triangolazioni in spazi brevi, ma concedono sempre troppo in fase difensiva. L'Atalanta però spreca molto, mettendo in evidenza le carenze di alcuni dei suoi attaccanti, ma riesce poi ad andare in vantaggio grazie ad una torete di Consagra, 1-0. La gioia però dura poco, dopo solo 2 minuti il Foggia pareggia con Baiano, ispirato da Rambaudi, 1-1. L'Atalanta inizia il secondo tempo con Bianchesi ancora protagonista negativo e come sempre gli errori nel calcio si pagano carissimi. Rapido capovolgimento di fronte e per sventare un pericoloso cross di Baiano, Minaudo realizza il secondo autogol della giornata, 2-1 per il Foggia. L'Atalanta, condizionata anche dalla continua contestazione dei tifosi, si deconcentra ed è Shalimov a siglare con una spettacolare rete il 3-1 per la squadra di Zeman. Giorgi prova il modulo a 4 punte con l'inserimento di Piovanelli, ma è il Foggia ad andare ancora in gol con Rambaudi, 4-1. L'incontro sembra finito, ma l'espulsione di Petrescu crea scompiglio nelle file della squadra pugliese. Così avviene l'impossibile. In poco più di un quarto d'ora, Cornacchia, polemico con la panchina, segna un'incredibile tripletta e regala un insperato pareggio all'Atalanta. Signor Zeman, un Foggia brillante e avvincente fino al 4-1. Fa più arrabbiare pareggiare sul 4-4 o sullo 0-0? No, beh, così io dico che la squadra per 70 minuti per me ha fatto grande partita, ha giocato anche bene. Poi quando ha smesso di giocare a calcio, se si viene puniti, questa squadra è abituata a essere punita quando smette di giocare. Io spero che farà da esperienza. Signor Giorgi, un po' di contestazione da parte dei tifosi anche prima della gara. Come mai? Lei come la spiega? So che l'ha abbastanza amareggiata. Ma diventa difficile capire, anche perché noi ci siamo programmati una salvezza, la salvezza è arrivata anticipatamente da un paio di mesi, adesso volevamo cercare una soddisfazione, cercare di concorrere con l'UEFA, però probabilmente abbiamo un tetto limite che non ci dà questa possibilità, fermo restando che le cifre sono ancora valide per poter pensare di ottenere qualche cosa, ma tutto il resto è gratuito.